Quarta ed ultima tappa per l'edizione 2015 dei Cammini Francescani tra i due fiumi. Un'iniziativa nata grazie alla collaborazione tra l'Accademia dei Tenebrosi di Orciano, gli amici di Asdrubale e i cantori del Metauro. Un cammino a tappe, di un giorno alla volta e con distanze mai superiori ai 10 km. Riprendendo le parole del professor Rodolfo Tonelli dell'Accademia dei Tenebrosi, i nostri cammini francescani hanno anche l'intento di far conoscere il nostro territorio di entroterra, che si propone per bellezze naturali, certamente non di richiamo di massa, ma apprezzabili per chi cerca di recuperare dai ritmi, non di rado ossessivi, delle giornate comuni, favorito in ciò dal contatto con la natura ancora saggiamente antropizzata, con l'arte, la cultura e infine, che non guasta, con assaggi di prodotti gastronomici tipici. E con le immagini siamo alla partenza di questa quarta tappa da Mondavio a Santa Vittoria e Torre San Marco di Fratte Rosa. Tappe con programmi prestabiliti che prevedono ritrovo con colazione, messa o alle 8, alle 11, in questo caso alle 8, all'insigne collegiata dei Santi Pietro e Paterniano di Mondavio. Partenza, una prima parte del percorso, ristoro in locali caratteristici della zona, arrivo alla meta e pranzo con prodotti tipici del posto. Il tutto seguendo itinerari secondari, il più delle volte sterrati, sempre comunque lontani dalle grandi strade per restare il più possibile a contatto con la natura. La meta di quest'ultima tappa è Torre San Marco in occasione della festa della fava di Fratte Rosa, uno dei prodotti tipici della provincia di Pesaro Urbino. Ricordiamo i percorsi delle quattro tappe di questa seconda edizione dei Cammini Francescani tra i due fiumi. 22 marzo, prima tappa da San Francesco in Rovereto di Saltara a Santa Maria del Soccorso di Montemaggiore al Metauro. 12 aprile, seconda tappa da Santa Maria del Soccorso di Montemaggiore al Metauro a Santa Maria Novella di Orciano. Il 26 aprile, terza tappa da Santa Maria Novella di Orciano a San Francesco di Mondavio e quest'ultima tappa il 10 maggio da San Francesco di Mondavio a Santa Vittoria e Torre San Marco di Fratte Rosa.